uscendo, loro avevano la macchina, avevano una Panda Lancia, Stefano Narcisi si era seduto a tavolino, lui invece prese una birra al banco, poi dopo loro uscirono. Uscendo, loro avevano la macchina, avevano una Panda Lancia, proprio parcheggiata davanti, però lui non so come fosse arrivato. Presumibilmente la macchina lui l'aveva dietro. La prima volta è stato proprio il proprietario del bar a invitarmi a accompagnare Pio. Come si chiamava il proprietario del bar, scusi? Bim. L'ho accompagnato 4-5 volte, di cui due in particolare, e partendo da lì, da Tomaccia, viale Beato Angelico, Piazza della Vittoria, nella via che si chiama Benvenuto Cellini, allora era molto strano transitarvi per qualsiasi motivo, perché non serviva per andare in altri posti se non per andare a casa di chi ci abitava. Esatto. La seconda volta invece è stata più lampante, perché iniziando il viale mi sono visto gli stessi fari, diciamo così, dietro la macchina, 100 metri, 150 metri, tutto il viale, stesso tragitto. Rifatta la via, io accompagno sempre la Pia davanti a casa, la macchina arriva, è passata di profilo. Al comando arrivò una telefonata? Alcune telefonate, sì. Vuole riferire il contenuto di questa telefonata? La telefonata praticamente segnalava un incidente, un sinistro stradale, presumo senza feriti, mi sembra, avvenuto fra l'autotreno e il furgone, se non ricordo male. In località? Saginale. Che cosa le disse la persona che telefonava? Segnalava un incidente stradale fra l'autotreno e il furgone. Disse come si chiamava? No. Mi sembra... Non si chiamava forse Farini? Sì, dice, parlava di un panificio. Un panificio che lui faceva il panettiere, si chiamava Farini, tra l'altro. Sì. È vero? Si ricorda queste circostanze? Sì. Voi avete mandato una pattuglia per controllare? Certamente. E la pattuglia cosa rilevò? Che non c'era nessun incidente. Interessava neanche, perché l'unico mio interesse era quello di lasciare quella macchina. Noi avevamo l'abitudine in classe di portare vari giornali e quindi leggevamo prima della lezione, ci scambiavamo il giornale e lo leggevamo.
quando venne resa nota la notizia che il procuratore della Monica aveva ricevuto un feticcio spedito da San Piero a Sieve. Il giorno dell'autostop coincideva con la data di spedizione. La nostra società continua a far finta che il sesso non esista, perché non è possibile pensare che sia normale che i giovani non abbiano un posto dove incontrarsi. Questo significa che la società, le case, insomma i luoghi normali della vita respingono la vita sessuale, pur sapendo, tutti lo sappiamo, nessun genitore nega che il figlio e la figlia vanno, quindi diciamo non c'è più neanche l'ipocrisia di prima in cui si pensava che la ragazza fuori non facesse niente di male. Oggi tutti sappiamo che si fa, però la società non ne ha preso atto. Lo sconsigliare in maniera decisa di frequentare luoghi isolati. Ci siamo proposti di condurre l'indagine con ogni impegno, con ogni sforzo, ma proprio di non creare vittime ulteriori rispetto a quelle che l'autore dei fatti ha realizzato.